Allora, cari amici, noi siamo qui oggi pomeriggio con il nostro precipuo scopo, che è quello di illustrare ai coglioni soprattutto, è che questo mondo vive esclusivamente nella truffa, non solo nella truffa, ma anche nella incompetenza delle persone che comunque in una maniera o nell'altra cedono sempre di fronte alle evidenze storiche, alle impellenze storiche. Allora, una volta per trovare la parola di Dio si pigliava una Bibbia qualsiasi e si apriva a caso, le uscivano fuori le peggio scoccezze, tra l'altro. Non entriamo nel tema, perché non ne usciamo più. E questi pretendevano, come i preti di oggi, no, pretendono. Mi auguro che alcune persone abbiano visto quella meravigliosa trasmissione che c'è stata ieri sera, quella bellissima programma che si chiama La Strada dei Miracoli, che serve proprio per far vedere in che cosa consistono i miracoli. E ieri ci hanno fatto vedere, niente o po' di meno, una cosa di cui noi abbiamo parlato più di una volta, è il tesoro di San Gennaro. Allora, che vuoi che te dica? Qui si tratta di andare a vedere di che si tratta. Parliamo sempre del mito, ricordiamo, il mito pervade tutto l'universo onnisciente. Proprio. Esatto. Allora, la cosa interessante è proprio questa, che nessuno gli viene mai in mente, no? Di, con tutte le chiacchiere che fanno sui poveri, su aiutare i poveri, aiuta il prossimo, tutte queste idiozie, no? I primi a non farlo sono proprio loro, sono i preti. Ecco, vedi come ci fa vedere, vero, Orazio? 2000 miliardi di immobili al mondo. Il Sole 24 Ore, che è un amico degli amici. Allora, e ieri lo stesso, questi esibivano con un senso di orgoglio e di soddisfazione. Il tesoro di San Gennaro è superiore al tesoro della regina d'Inghilterra. Fermo restando che, come ho scritto anche questa mattina, la regina d'Inghilterra ha un tesoro acquisito con le rapine, con le ruberie e con ogni sorta di sopraffazione, non solo nei confronti dei galeoni spagnoli, che in un certo senso ce lo meritavano pure, perché i galeoni spagnoli trasportavano in Spagna l'oro derubato, rapinato a loro volta, con la violenza, agli Incas, ogni sorta Maya, eccetera, con sorta di violenza e di torture ai poveracci che ne erano i legittimi proprietari. Ma non solo quello, l'impero inglese, che è stato non a caso un impero commerciale, è stato un impero di ruberie. Allora, questo impero di ruberie, di trafugamenti, di furti, di assassini, ha raggiunto un tesoro che è inferiore a quello del solo San Gennaro, capito? Il quale ovviamente, giustamente, miracolizza. E come fa a miracolizzare se scioglie? Talché io ho una mezza idea di una, come dire, di un compromesso religioso. Vedi se ti va bene. Il compromesso religioso consiste nel far intingere il cazzo di Priapo nel sangue di San Gennaro. Questo mi sembra che potrebbe essere un sangue mestruale. Ma porca miseria, ragazzi, hai capito? E allora non è da escludere. Allora, vai, prosegui tu nelle cose che vuoi dire, perché sì, io devo aggiungere un'altra cosa. Allora, qui ci sarebbe da scrivere una enciclopedia di trattati, proprio. Perché? Perché siamo partiti dalla fine del ragionamento che volevo fare io, ma poi ci arriviamo, lo riprendiamo. Allora, partiamo invece da una cosa importante. Come prima diceva giustamente Giorgio, in relazione a tutti i veri falsi miti che promanano dalla identità culturale di tutti i vari popoli al mondo, perché tutti i miti sono veri e falsi contemporaneamente, perché rappresentano animi e sentimenti e eventi umani, però idealizzandoli in una trama, tipo per esempio
l'Odissea, no? In cui c'è questo personaggio che vaga in giro per il Mediterraneo. Che è un mito salvificante. Questo è il miglior mito, il miglior mito che c'è. Il mito salvifico. Dell'uomo intelligente. A cui corrisponde, e l'ha dichiarato il Papa proprio ieri, corrisponde la grande Divina Commedia, che è il mito dell'uomo, no? Che fa del viaggio, che nel fa viaggio, viaggio nel tempo, nello spazio, esattamente, e che questo viaggio è anche la sua autorealizzazione. Certo. E ovviamente nel caso di Dante abbiamo la sublimazione esoterica, cosa che in Ulisse non c'è, anche se è sottintesa. Sì, assolutamente. Però Prosegui. Allora qui vogliamo parlare quindi di una serie particolare di miti. E allora lo leggo perché vale la pena, questo è un articolo che avevo scritto qualche anno fa, ma l'ho ripreso perché è sempre attualissimo. Premesso che la Chiesa di Roma non può pretendere di legittimarsi su nessuna delle prove storiche che porta a fondamenta della sua nascita ed esistenza, che viceversa è fin dalla sua nascita una cogliazza di infami che si è sempre autoreferenziata dichiarando ogni sorta di falsità e di controinformazioni assolutamente insostenibili, e a prescindere dalle tante nefandezze e colpe storiche e morali che ne macchiano ulteriormente la turpe immagine, è per di più usurpatrice di diritti, concetti, principi, valori universali che si è di cui impropriamente ed illecitamente si è appropriata in regime di monopolio, dichiarando gli altri tutti fuorilegge. Tutti fasulli. Lei... Dove nella grandezza romana noi avevamo moltissime deità, oltre un centinaio, e queste deità avevano ciascuno le proprie suore, i propri sacerdoti, certo, oltretutto, certo, le ancelle, le vestali, esattamente, quindi avevamo tutto un corpus che in un certo senso elideva l'un l'altro, no, il ma potere. C'era un Pontifex Maximus che era il presidente, l'imperatore, esatto, che gestiva la gestione delle aree sacre, dei tempi. Oltretutto si inchinava davanti la somma divinità che era la Dea Roma, che anche questo è molto importante e giustifica la posizione ghibellina dantesca. Noi siamo di ghibellini proprio perché riteniamo che il fatto che la setta sacerdotale dei cattolici abbia usurpato questo potere temporale, tant'è vero che ha dovuto, no, ma adesso inventare il mito della donazione di Costantino, certo, che nella sua essenza è un mito che giustifica il potere temporale, perché loro dicono, come quello che ti occupa la casa, tu torni a casa e trovi uno che ti ha occupato la casa, quello dice, ma me l'aveva detto il sindaco, me l'ha detto, capito? È la stessa cosa, lui dice, hanno occupato il potere temporale, dice, ma me l'ha detto Costantino, ci sono voluti 1400 anni, no? Fino a che uno, intelligente ovviamente, un grande intellettuale, un grande umanista, ha scritto un testo che poi è stato tradotto, il testo è stato tradotto nel 1400, è stato divulgato a metà del 500, tanto per dire, è vero, dice, no, la censura, no? Quindi, le mani sull'informazione, ecco, sì, beh, punto, da sempre, capito. Ma allora, andiamo avanti, e qui faccio in queste quattro paginette un semplice elenco delle eresie, delle invenzioni adottate e perpetrate dalla Chiesa Cattolica Romana nel corso di 1600 anni. Queste date sono approssimative, ma perché diciamo molte eresie presero piede in un angolo di una nazione, di uno Stato, di un'altra area dell'impero o di un altro Stato, e quindi poi sono state però proclamate ufficialmente, adottate dalla Chiesa tramite un concilio o una bolla papale in una data ben precisa, e noi facciamo riferimento a quella. E quindi la prima che è stata fatta è praticata dalla Chiesa Romana, è contraria al Vangelo, la più antica è la preghiera per i morti e il segno della croce. Ambedue furono inventate attorno al 310 d.C. e cioè, furono ufficializzate attorno... Fai percepire, tre secoli. Allora, sono passati 300 anni perché semplicemente allora c'era il segno dei pesci, fino a quell'epoca lì, non quello della croce,
E soprattutto non c'era la preghiera comune, ognuno pregava come cavolo gli pareva, non c'erano dei testi già definiti, preconcetti, predestinati e predeterminati di preghiere standard come oggi c'è il Padre Nostro o l'Ave Maria, meno che mai. E quindi praticamente sono passati 500 anni prima che quello che per noi oggi è codificato come vero, reale, eterno e diciamo preservato dalla Chiesa Cattolica, in realtà è stato portato ben 500 anni dopo. La venerazione dei santi, dei morti e dei Vangeli attorno all'anno 375 d.C., la celebrazione quotidiana della Messa attorno al 394 dopo l'editto di Tessalonica, il culto di Maria, che è stato stabilito che aveva diciamo questa dimensione come madre di Gesù Cristo con il concilio di Efeso del 431 d.C. il monachesimo, che fu sempre condannato da tutti i libri sacri, che invece poi è stato istituito nel 528 da Benedetto a Monte Cassino, la dottrina del purgatorio, che fu istituita da Gregorio Magno nel 593. Prima non esisteva il purgatorio, poi all'improvviso appare il purgatorio. E dovevano chiedere i quattrini. Certo. Ogni volta che è una marcia graduale, adesso sì. Qui viene contemplata sì, perfettamente, sì, sì. No, no, fino ad arrivare agli anni santi all'anno. Ogni anno l'anno santo. Perché? Adesso lo sarei riprogrammato. Sì, allora l'amministrazione comunale di Roma è tutta affrettata e si è messa a fare tutta una serie di iniziative per onorare l'anno santo. Era ora, capito? Ecco. Lì stramortacci loro. La lingua latina come lingua di culto, che invece che fu imposta da Gregorio I nell'anno 600, quando invece una delle il poche Vangelo cose serie, sì, però il Vangelo diceva che la parola di Dio dovesse essere detta e data nella lingua parlata dal popolo, capito? Sì. Lo diceva già all'epoca, sì. Già all'inizio. E poi, almeno hanno salvato il latino. Vabbè, è certo, una funzione l'hanno trovata. 8. Secondo il Vangelo, le preghiere devono essere dirette solo e esclusivamente a Dio, non ai santi, ai morti o all'anima dei mortacci vostri o ai papi come fanno adesso e poi immediatamente diventano santi certo, di rigore. Il papato poi va detto che è di origine pagana, perché come abbiamo detto prima il papa era eppure usurpazione il pontefice massimo era l'imperatore, ma soprattutto il papato come denominazione di papa è stato dato sotto l'imperatore Foca, perché il quale diciamo riconosceva un'autorità diciamo preminente al vescovo di Roma, in antagonismo a Ciriaco di Costantinopoli, che lo aveva scomunicato a Foca perché aveva fatto assassinare il predecessore. Ma e quindi questo Foca non era caso Fica? No. Non era caso un antenato del grande Totò? Potrebbe pure essere, perché lui era discendenza da Bisanzio, diceva lui, no? Quindi quei soldi trovi tutte le discendenze, soprattutto per un trovatello come lui. Certo, ma per carità, ci mancherebbe. Ma è la stessa cosa che principe di Bisanzio, lui si dedicava. Di Gesù, figlio di una vergine, no? Certo. E quindi l'allora vescovo di Roma, Gregorio I, rifiutò il titolo, ma il suo successore invece, che era più avido, Bonifacio III, invece lo accettò, e da quel momento lì tutti si dichiararono papi, i loro successori si dichiararono papi. Il bacio al piede del papa cominciò nell'anno 709. Secondo il principio, e se vuoi la soluzione, bacia sto cordone. Che nel caso specifico era il piede. Adesso era un piede, possibilmente sporco e puzzoletto. Il potere temporale del papa, nonostante la diceria della donazione di Costantino del 325 in seguito al concilio di Nicea, eccetera, invece è stato fatto poi da Liutprando prima e poi da Pipino, perché Liutprando regalò la contea di Sutri, dove lui diciamo risiedeva attendato, acquartierato con i suoi manipoli, e dove c'era anche un vescovato importantissimo a Sutri fino a qualche anno fa, anzi ancora c'è, però ovviamente non è più nella sede originale, quella del basso sì. Medievale, insomma. E quindi
Stefano I, Papa Stefano I, diciamo, si poté anche nominare re di uno stato reale, temporale. L'adorazione della croce, dell'immagine e delle reliquie fu adottata ufficialmente nel 788. Pari a 788 anni dalla presunta nascita di Gesù Cristo e della presunta nascita del cristianesimo. Certo, è tutto qua, qui pure c'è tutta una descrizione del perché questo è avvenuto, ma diciamo che tutto è stato scaturito da Irene di Costantinopoli, che aveva fatto cavare gli occhi al figlio Costantino IV, per cui invocò l'intercessione della Chiesa per fargli avere di nuovo gli occhi. E certo, no, per avere il perdono, no, sì, per aver fatto un misfatto così grave, e quindi ovviamente con donazioni che poi lasciamo stare. E poi, siccome già le donazioni c'erano, diciamo, furtivamente, dopo le adottarono ufficialmente, ma andiamo avanti, poi ne parliamo dopo. L'uso dell'acqua santa, a cui si aggiunge un pizzico di sale per benedirla, venne autorizzato nell'850. Prima nemmeno se lavavano questi sottili. La venerazione di San Giuseppe ebbe inizio nell'890. Perché prima il signor San Giuseppe non esisteva. Era un signor San Giuseppe qualunque. Non esisteva culturalmente. Ma appunto, era un signor San Giuseppe qualunque, sì, sì. Non era il padre di Cristo. È Jacques, è un povero Jacques. Esatto. Tutto vero, come dicono ancora i francesi, no? Sì, Joseph invece che Jacques. Vabbè, le pèvre Jacques, sì. L'uso delle campane nelle chiese venne istituito da Giovanni XIV nell'anno 965 e la mise sulla torre, quella con le bifore che ancora esistono uguali, a San Giovanni in Laterano. Tant'è che le chiese romaniche, se voi ci avete fatto caso, non c'hanno il campanile. Esattamente. Perché? Perché non c'era la campana. Bisogno di chiamare i fedeli. No, la campana fu aggiunta poi posticcia successivamente, o su una torre laterale, contraffortato con supporti, certamente, per tenerlo fermo perché non era legato alla chiesa, oppure facendo un piccolo torre campanaria attaccata posticcia, come si vede nelle più antiche. Avevano del bronzo in eccedenza, esatto, non sapevano che farcele, ci hanno fatto pure le campane c'erano, ma ce l'avevano per uso militare. Le usavano le chiese? Sì, ma le non campane. Quelle campanacce incredibili, altissime, enormi, certo, che facevano quei suoni. Certo, ma è chiaro che. Però le campane le usavano in guerra, le usavano per chiamare, come segnale, eccetera. Quindi, la canonizzazione dei santi avvenne la prima volta a opera di Papa Giovanni XV nell'anno 995. Il digiuno del giorno di venerdì santo e durante la Quaresima venne imposto ufficialmente nell'anno 998. Perché? Perché c'erano dei papi che controllavano il commercio dei pesci, fra l'altro. Fra l'altro. Certo. Non entriamo nel merito perché sennò staremmo anche oltre. No, si sono arricchiti proprio perché fin dai primissimi tempi davano a queste meravigliose persone la possibilità di commerciare. Cioè, il vero arricchimento che della Chiesa è avvenuto inizialmente perché nella vendita dei gadget, il controllo dei riti funerari. Ah, certo, ha fatto arricchire enormemente i vescovi. Ma te l'ho detto della tassa sull'oculo, no? Adesso mettono una tassa sola. Allora, noi cercheremo nei loculi di mettere i genitori, i parenti stretti di Renzi, guarda, lui sta a posto. La messa come sacrificio fu sviluppata gradualmente e la frequenza ad essa resa obbligatoria nell'undicesimo secolo, qui la data non c'è esatta, cioè, la messa intesa come sacrificio. Il celibato dei preti, che poi fu ribadito successivamente, fu decretata da Papa Gregorio VII nell'anno 1079. Perché? Perché Papa Gregorio VII stava facendo la guerra contro l'impero. Sì, questi fornicavano a tutto, spiano, Perché l'hanno continuato a farlo fino Gregorio VII aveva come minimo tre figli. Appunto. Come minimo, con la signora Matilde di Canossa. Esattamente. Tanto per dirtene una, no? Appunto. Vabbè. La corona del rosario fu introdotta da Pietro l'Eremita nell'anno 1090 dopo averla copiata dai maomettani, dove si trovava in viaggio premio. Sempre vanno in giro sempre con questa passatempo. Era in viaggio premio per Pietro l'Eremita, andava lì a fare affari rubando reliquie varie. Esattamente.
La corona, allora, l'inquisizione per gli eretici fu istituita dal Concilio di Verona nell'anno 1184. Le indulgenze. Oh, anche quello ci devono spiegare per quale ragione ci devono essere questi eretici, perché io penso, ma come, cazzo, non c'è, io penso come cazzo ma, mi pare, ma certo, e a maggior ragione penso come cazzo mi pare, e meno male che sono per la libertà di pensiero, appunto, come cazzo mi pare, soprattutto di quelle baggianate e quelle fandonie della dottrina religiosa, certo. Quindi le indulgenze, e arriviamo, cominciamo a arrivare al sodo, con le quali si rimetteva la punizione per i peccati, vennero concesse per la prima volta nell'anno 850 da Papa Leone IV, sempre lui, che per coloro che salivano la Scala Santa in ginocchio. La Scala Santa, spieghiamo dov'è la Scala Santa, invitiamo i nostri amici fedeli a salire la Scala Santa in ginocchio. Acquisteranno sicuramente la possibilità veramente di sedere alla destra del Padre. No? Sì, sì, è una bellissima scala. È una scala di sarà un centinaio di gradini più o meno. Di fronte alla chiesa di San Giovanni il Laterano, è una chiesa bellissima del del V secolo d.C., che veramente vale la pena di andare a visitare. Il nome adesso non mi viene in mente, come si chiama? Del Gesù di qualcosa. Sì, pare. Sì, sempre un Gesù. C'è un Gesù di qualcosa. Vedi, perché c'è sempre questa cosa, che Gesù c'è sempre, no? Come diceva Pio Decimo. In cielo, in terra, in ogni luogo. Adesso ci arriviamo. Sì, il dogma della transustanzazione fu decretato da Papa Innocenzo III nell'anno 1215. Mi pare. Cioè 1200 anni dopo l'avvenuta transustanzazione. Se ne sono accorti 1200 anni dopo. Voi siete non svegli, eh? Aspetta. La confessione auricolare o confessione dei fatti dei peccati fatti all'orecchio del prete fu istituita sempre da Papa Innocenzo IV nel Concilio Laterano nel 1215. Dacché la confessione all'orecchio, che dicono anche i massoni, no? I massoni la confessione all'orecchio. L'adorazione delle persone i sordi, no? L'adorazione dell'ostia fu sancita da Papa Onorio III nell'anno 1120. La Bibbia, però, incredibile, questo ti volevo tacitare, ma poi ho detto glielo dico dopo. La Bibbia fu proibita al popolo e messa all'indice dal Concilio di Tolosa nell'anno 1229. Ma come ti permetti di leggere questi libracci? Quello è il libro sacro, di leggere questi libracci, ma che fai? Quella è pura pornografia, No, questo per dire che non volevano assolutamente che uno leggesse la Bibbia, perché sennò capiva le cazzate che avevano fatto, no? Metteva a confronto cazzata con cazzata e diceva qual è più cazzata. Questo sì. Allora, il battesimo per aspersione fu reso legale dal Concilio di Ravenna nell'anno 1311. Hai capito? Questo non lo sapevi manco te. No, assolutamente, per aspersione. Prima debuttavano dentro al Giordano, certamente. Che piavano per i capelli, ma solo se eri credente, non ai bambini infanti nati. Cioè tu devi essere intelligente e convertirti alla religione nel momento consapevolmente. Invece del Giordano c'è il Candiano. Il canale che si chiama Candiano, vedi che fa pure rima. Io non ti butto nel Giordano, ti butto nel Candiano. E quindi la Chiesa romana proibì il calice ai fedeli nella comunione. Prima, nelle comunioni, quelle vecchio stile caserecce borgatare, c'era il pane che dividevano un tocco a testa e un bicchiere di vino che era stato consacrato e che ognuno beveva da un bicchiere. Certo. E invece nel 1414, nel Concilio di Costanza, fu proibito ai fedeli di bere il vino, ma il prete lo beveva e come no? vino di gran qualità, poi assolutamente, qua è un vino molto selezionato. Che scherziamo. E quindi la dottrina del purgatorio fu considerata come dogma nel Concilio di Firenze nell'anno 1439. I sette sacramenti, questa pure è bella, senti, vennero per la prima volta così elencati da Pietro Lombardo nell'anno 1160. Pare giusto. Ma la dottrina dei sette sacramenti divenne ufficiale col Concilio di Firenze sempre nel 1439.
E il Vangelo dice che Cristo istituì due soli sacramenti, il battesimo e la cena santa. Eh no, credevo la cena delle beffe. Quella è molto bella, molto bella. Veramente un... E chi non beve con me, peste lo cubbia. Bellissimo, un episodio questo bellissimo. Avrebbe potuto dirlo Gesù, ovviamente. Certo. Aspetta, arriviamo al dulcis in fondo. L'Ave Maria, preghiera indirizzata a Maria, venne ordinata tale nella sua prima parte, che è tolta dalla Bibbia, da Oddo, vescovo di Parigi, nel 1196, e la sua seconda parte, come preghiera della Chiesa, venne completata da Papa Pio V nell'anno 1568. Capito? Questo certo. Per dire che la Bibbia esorta in molti passi a pregare il Dio soltanto, capito? E questa è pure idolatria per il Vangelo. Esattamente. No? Il Concilio di Trento, sempre del 1584, cioè 1545, dichiarò che la tradizione deve essere ritenuta di uguale autorità che la Bibbia. O è la Bibbia il libro sacro, o è la, come si dice, la tradizione, no? Certamente. Vabbè. I libri apocrifi furono aggiunti alla Bibbia pure al Concilio di Trento, 1546. Il credo, cioè la preghiera del credo, quella, fu istituita da Pio IV nel 1560. No, dillo, ripetilo. Il credo, la preghiera del credo. Non no? È la preghiera, è una dichiarazione di fede. Vabbè, dichiarazione di fede, è anche una preghiera. Momento, è una dichiarazione. Lo so, però per farla capire a loro. No, prima, quindi prima non c'era la dichiarazione assolutamente, di fede. Assolutamente. E quindi questi non erano tenuti di dire in che cazzo credevano. Hai capito? Ecco. E quindi la devozione del Sacro Cuore fu adottata ufficialmente nel 1765 sotto Gregorio XIV, sì. No? L'Immacolata Concezione di Maria fu proclamata dogma da Pio IX nell'anno 1854, allora, cioè la Concezione di Maria Immacolata, virginale, sì. Del 1854 tramite Pio IX, che sappiamo allora, bene chi era. Allora, sappiamo adesso che questo Pio IX, ma poi no? Ce n'è un'altra di bella, sì, di Pio IX. Questo Pio IX pensa e ripensa, e nel pensare il pazzo per 2000 anni ci ha pensato. Scusa, è lui che l'ha promulgata. E no? Allora? Sì, ma questo è ancora meglio. La ex cattedra, potere assoluto, certo. Assoluta verità. Aspetta, ma hai precorso, ascolta. Nell'anno, questo è nel 1854, dai. Nel 1870, sempre Pio IX stabilì il dogma dell'infallibilità papale, cioè per 1870 anni. Non se ne erano accorti. No, i papi hanno potuto sbagliare tranquillamente, da lui in poi, cioè infallibili. Esattamente. Quando invece... C'era quella famosa poesia, cari amici, che diceva, e il poverino che non se ne era accorto andava combattendo ed era morto. E allora questo qui... Questo non se ne era accorto, per 2000 anni era stato lì, così, imbalsamato, no? Alla fine... Se alza dice, io so tutto, sapevo tutto, saprò tutto, prevedo tutto e prevedo anche la visita di Francesco I a San Gennaro. Senti, no, ma Pio X invece nel 1907 condannò, assieme al modernismo, no, che nasceva all'epoca, e qui c'aveva ragione, tutte le scoperte della scienza che non piacciono al Papa. Certamente. Capito? E poi nel 1930 Pio XI condannò le scuole pubbliche. E la Madonna. E nel 1931 lo stesso Pio XI conferma la dottrina che Maria è madre di Dio. Prima no. Dottrina che fu per la prima volta inventata dal Concilio di Efeso, come abbiamo detto prima, sì. Nel 431. Capito? Poi, dulcis ciliegina, proprio quella sulla torta, nel 1950 l'ultimo dogma. L'Assunzione della Vergine Maria proclamata da Papa Pio XII. Qua c'è una crescendo proprio fra Pio IX, X, XI e XII. Boom, certo. Boom, 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 boom! Certo, non si sa più che cosa fare. Forse l'invenzione dei carri armati. Eccolo cosa, qua. Cosa qua. Resta? Allora, no, alle attribuzioni della divinità, l'invenzione degli UFO, dei carri armati, non so che cosa è. Allora, no. andiamo a... Allora, la cosa importante da dire è che il signor Papa, questo ultimo veramente
è la fine del mondo. È spassosissimo, cioè veramente un comico nato. Cioè, per una persona che non sa niente di niente, passa per essere un gran santo, no? Un futuro Pio 23, Giovanni XXIII, certo. No? Un secondo papa buono. Però qui va detto, allora, lui che poco tempo fa ha richiamato più volte: donate le vostre case agli immigrati, date le, sì, vostre risorse, i vostri beni ai poveri, eccetera, eccetera, cedete, donate, concedete, eccetera. Allora, qui bisogna ricordare un po' di cose al volgo. Come ha detto prima Giorgio, qui il Sole 24 Ore, che è organo della Confindustria, che fa parte del regime, partendo da Squinzi, che è un supporter del signor Matteo Renzi e compagni, è uno squinzio. Appunto, il Sole 24 Ore dice che la Chiesa, come minimo, ad essere molto cauti, ha 2.000 miliardi di euro di immobili in giro per il mondo. 2.000 miliardi di immobili significa il fabbisogno della popolazione italiana per il debito pubblico. Cioè, se la Chiesa vendesse a quattro soldi, proprio dismettesse il patrimonio pubblico, visto che c'ha la sede qui in Italia ed è per la maggior parte gestito da italiani sul territorio italiano e quant'altro, invece che cosa fa? Invece di donare ai poveri 2.000 miliardi di dollari, di euro, di loro controllo, solo per quello che riguarda gli immobili, perché non leggiamo l'articolo perché sennò qui diventa troppo lunga, però vi dico soltanto che questo lo dice Marzio Bartolini, che è un redattore del Sole 24 Ore, il 15 febbraio del 2013, e dice, tralascio tutto altro, un patrimonio dove l'elenco dei beni, la maggior parte sicuramente no profit, ma una discreta fetta anche a fini commerciali, sembra non esaurirsi mai. Chiese, sedi parrocchiali, case generalizie, istituti religiosi, missioni, monasteri, case di riposo, seminari, ospedali, conventi, ospizi, ortofrofi, asili, scuole, università, fabbricati, sedi di alberghi, strutture di ospitalità per turisti e pellegrine e tantissime abitazioni civili in affitto. E a Roma soltanto un quarto delle abitazioni dentro il raccordo anulare è di proprietà della Chiesa. Allora, tutto questo qui, un universo intorno al quale gravitano nel mondo 412.000 sacerdoti e 721.000 religiose, senza continuare a contare centinaia di migliaia di laici che assistono 1 miliardo e 200 milioni di fedeli. Secondo il gruppo. Assistono in che senso? Gli danno i soldi? Se li fanno dare. Secondo il gruppo Re Immobiliare, quello che ha fallito proprio poco dopo la redazione di questo articolo. Ah, sì, si è permesso di dire certe cose immediatamente. Stranamente è fallito, no? Ma è molto strana. Non è strano, è realtà. È concomitante, è chiaro, appunto, è conseguente. Quindi, secondo il gruppo Re, che da sempre fornisce consulenza a suore frati del mattone, circa il 20% del patrimonio immobiliare in Italia in mano alla Chiesa, un dato quasi in linea con la storica inchiesta di Paolo Ietti, via Ugo Ietti era quella via che non mi ricordavo mai, che sta dopo Montesanto. Sì, esatto. Pubblicò sull'Aureo nel lontano 77, dove riuscì per la prima volta a calcolare che un quarto della città di Roma era di proprietà della Chiesa, un patrimonio immenso, ascolta, che però, e poi ci arriviamo, non si ferma appunto alla sola capitale, ci sono circa 10.000 testamenti l'anno in favore del clero, cioè questa ricchezza enorme, incalcolabile, tutti gli anni si aumenta solo a Roma di 10.000 testamenti di lasciti ereditari. Poi testamenti probabilmente non veri, oltretutto, e storti con le minacce dell'inferno. Ah, certo. E quindi, insomma, tralasciamo altre cose. E per dire che a queste cifre che abbiamo appena accennato si devono aggiungere tra l'altro investimenti e depositi bancari di ogni tipo, questi sì ancora meno noti, ma poi ci arriviamo. Allora, la cosa incredibile, in tutto ancora più incredibile se ci fosse da credere qualcosa, e infatti non è da credere, cioè, da credere a altre cose, a loro sicuramente, a loro sicuramente no. Ma sentiamo, allora andiamo a fare un po' di peli nel culo
a farli, a raccoglierli. Proprio facciamo i peli nel culo in modo che ci sia la possibilità di capire bene. Zone extraterritoriali della Santa Sede in Italia. Esatto. Andiamo a prendere la conciliazione, no? I patti lateranensi. Esattamente. Ma perché si chiamano patti lateranensi? Perché furono firmati in Laterano. Sì, ma perché patti? Perché furono dei patti. Sì, ma perché furono due. Furono due trattati. Altro che furono due trattati che prevedevano tutta una serie di cose. Tralasciamo tutte le varie cose che non è il caso di andare a esaminare, che sennò siamo qui 20 anni. Però, allora, intanto citiamo che cosa prevedeva. Perché poi nel corso degli anni ci fu nell'84 quella revisione di Bettino Craxi, anche lì Bettino Craxi in peggio, sentitosi pressato come Mussolini, certo, da lor signori, certo, cercava rifugio nelle braccia della madre chiesa commendevoli di questa santa madre, madre che chiesa. Invece sono braccia matrigne, sì, no, non solo matrigne, sono braccia puttanesche, no, ancora peggio, sono quelle della, come si chiama, Galì. No, sì, ecco, io stavo dicendo di quell'insetto che uccide la, il maschio. Vabbè, non mi viene bene. Quella che è un insetto lunghissimo. Esattamente. Che mentre copula se lo mangia. Esattamente. È così, siamo così. L'amantide religiosa. Non a caso. Allora, facciamo questo elenco. Quindi, fra le tante altre cose, stabiliscono questo: la sovranità territoriale è stata concordata in occasione della firma dei patti lateranensi l'11 febbraio del 29, le zone extraterritoriali della Santa Sede. Quello volevo dire, la gente non lo sa, ma a febbraio di quest'anno c'è stato un altro concordato, lo sapevi? No. Non lo sa quasi nessuno. Non dicono più niente, c'è stato lo sciopero della scuola. Dopo lo leggiamo. I giornali, i media non l'hanno nemmeno detto. Ti immagini che c'è stato. Dopo lo leggiamo, è molto istruttivo. Sì, sicuramente. Ti rendi conto? C'è un trattato internazionale di una cosa importante che riguarda poi la religione, l'assetto economico sia nazionale civile, che internazionale, eccetera, europea e quant'altro. Non se n'è detta una parola. Assolutamente. In nome della libertà, ovviamente. Certo. Acquistata a duro prezzo dai partigiani! Dei partigiani! Per la Madonna! Nel 1945. E questo è lo stato acquisito con la lotta partigiana. Cosa? Quello che ci ritroviamo. Esattamente. Quello che ci ritroviamo. Esattamente. Il merito che hanno avuto i partigiani, eccolo qua. Esattamente. Finalmente si scopre. Allora, le zone extraterritoriali della Santa Sede si trovano non solo a Roma, ma anche in luoghi della provincia di Roma. A parte il seminario romano minore, tutti i territori della città di Roma sono stati dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Questi che adesso elenco. Le zone si ritrovano dunque sul suolo italiano con la soluzione della questione romana. Attenzione, diremo dopo in un altro video una cosa importantissima, perché nessuno sa da dove esce fuori questo concetto dell'UNESCO di patrimonio dell'umanità. Certamente. Tratteremo questo argomento importantissimo e faremo vedere la bandiera della pace. Guardate amici, il prossimo video che faremo, sempre entro questa sera, esporremo la bandiera della pace e la esporremo perché è una bandiera che è stata pensata da un grande intellettuale russo naturalizzato americano, il quale aveva pensato appunto di salvaguardare tutti i monumenti, per cui noi andremo a esporre questa bandiera, niente o po' di meno che al Foro Italico, minacciato di distruzione sull'obelisco del Duce, esattamente, da parte dei negrieri. Allora, andiamo avanti. Con la soluzione della questione romana di ottocentesca memoria, derivante dall'assalto di Porta Pia, eccetera, eccetera, per decisione del governo italiano, questi luoghi sono trattati secondo le regole del diritto internazionale, come dicevamo prima, alla stregua di ambasciate di paesi stranieri. La superficie complessiva di tali immobili è di circa 700.000 metri quadri. Sì. Allora, la cosa interessante non è tanto l'elenco, ma quello che poi dico di seguito alle varie elencazioni. Dunque, proprietà nella città di Roma, ma al di fuori della città del Vaticano, tutte extraterritoriali, come si dice a Roma, con aerea sola. E guai a mettersi i piedi dentro, eh?
E guai a stare attento lì, hai capito? Guai se ci va un clandestino, un immigrato del cazzo. Lo carcerano immediatamente. Arrivano le guardie svizzere in borghese che parlano tedesco, arrestale, e te menano pure, giustamente. Quindi la Basilica Papale di San Giovanni Laterano, chiamata anche Basilica Lateranense, che praticamente è stata la prima sede del papale. La Basilica Papale di Santa Maria Maggiore all'Esquilino, detta Basilica Liberiana, da Liberio, da San Liberio. La Basilica Papale di San Paolo fuori le mura, lungo la via Ostiense, che ha anche Basilica Ostiense, inclusa l'abbazia che c'era all'epoca, perché allora era campagna vera, esatto. campagna proprio. Quelle sono le famose sette chiese, no? Cioè, vai, sì. Dove vai? Vado alle sette chiese. Però le tre basiliche, tre queste, però poi senti, casa bonus pastor, sita in via Aurelia, che non si sa chi cosa è, ma noi lo sappiamo che cosa è, vabbè. È un buonissimo pastore. E questo è del tutto extraterritoriale, perché allora, lì fanno gli affari sporchi. Esatto. Questa storia del buon pastore noi la vogliamo far vedere, perché questa storiella è una storiella campata per aria, nel senso che culturalmente pensano tutti che il termine di buon pastore si riferisca niente meno che a Gesù. Invece il concetto più che altro del buon pastore risale a molto prima, è chiaro? Risale proprio alla antichità, perché il concetto risale alla liturgia mitraica, perché il pastore era il terzo grado, era... eccolo qui, questo è il mosaico del buon pastore attribuito a Gesù, dove potete vedere anche che Gesù, vedi caso, non ha la barba. Allora ci dicono loro, chi era falso questo o è quello di oggi? Capito? Che è il falsario che si è inventato la barba, quando per secoli e secoli questi hanno sempre creduto, no? Che Cristo fosse glabro. Allora, andiamo avanti. Quindi c'è questa casa pastor, bonus pastor, e poi l'Istituto Pontificio di Santa Apollinare, il Palazzo del Laterano, il Palazzo di San Callisto, insieme ad altri 11 immobili, ha ottenuto il privilegio della extraterritorialità e l'esenzione da espropriazioni e tributi. Certo, ricordiamocelo. Certo. E allora, il Collegio Urbano di Propaganda Fide. Da cui si deriva questo accordo segreto e continuativo tra massoneria e chiesa, per cui stretto dalla massoneria qualsiasi capo di governo si appoggia alla chiesa, ma i due compari sono il gatto e la volpe, capito? Voi cretini che credete che la chiesa nulla abbia a che fare con la massoneria, altro che se sono solo litigati per il controllo dell'Italia durante il risorgimento, certo. È una quisquilia rispetto a tutta la storia italiana. Allora, tralascio l'elenco di tutti gli altri, però Palazzo del Sant'Ufficio, aderente a Porta Cavalieri, accanto è, insieme ad altri immobili, ha ottenuto il privilegio dell'extraterritorialità, esenzione di espropriazioni di attributi. Palazzo della Congregazione delle Chiese Orientali. No, di dov'è il Palazzo del Sant'Ufficio? A Porta Cavalieri. È messo a confine con il Colle Giannicolo, sopra la galleria dei Cavalieri. E poi Palazzo della Congregazione, in piazza Scorsacavalli, ha ottenuto il privilegio di extraterritorialità, esenzione da espropriazione dei tributi. E poi il Palazzo del Vicariato in via della Pigna, alla fine di corso Vittorio Emanuele, vicino a piazza di Gesù, insieme ad altri 11 immobili, ha ottenuto il privilegio di extraterritorialità, esenzione da espropriazione dei tributi, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, vedi, la cosa importante e quindi tralascio tutto il resto, insomma, qui parliamo sempre di extraterritorialità, esenzione da tributi e quant'altro. Allora, questa qui dunque, eccolo qua. Ecco. Allora,
Qui c'è un articolo di Il Corriere di qualche settimana fa di Michela Finizio. Il mattone della Santa Sede continuerà a non pagare le tasse, niente tasi sugli edifici di culto. Tralascio tutta l'argomentazione. Pagati dagli italiani gli edifici di culto. Mo ci arriviamo, abbi pazienza. Il motivo per cui non si levano, vabbè, tralascio perché è troppo lungo. Comunque, restano quindi soggetti all'imposizione fiscale solamente gli immobili della chiesa destinati ad usi commerciali. Non ce n'è uno che conosca io, perché sono esatto. tutti c'hanno come minimo la cappelletta dentro. La cappelletta sempre, e no? Quindi, sempre. E quindi, perché e quindi, lì, se vuoi la del primo aprile baciare il cordone, certo, nella cappelletta segreta si baciano i cordoni. Dal primo aprile, notizie dell'AGI, Agenzia Giornalistica Italiana, del primo aprile, ore 12 di quest'anno, istituti religiosi e dipendenti vaticani pagheranno ora le tasse sulle loro rendite finanziarie, ma la Santa Sede non farà altrettanto per gli immobili che sono stati riconosciuti dall'Italia extraterritoriale, eccetera, eccetera, eccetera. Più tutto quello che ovviamente abbiamo appena detto sulla TASI, Tusi, Tirso, Tarsi, Tursi, Iso, e Ibi, poi vedrai le scomuniche che arriveranno ai vigili del fuoco, ai vigili urbani che si permetteranno di portare una multa, alle guardie forestali che si permetteranno di difendere qualche albero in più o in meno. Occupati di guardie di finanza che si permetterà appunto di andare a contestare certe questioni. Colgo l'occasione che un momento di allontanamento di Orazio per continuare questo discorso. Questa è una bellissima opera dedicata ai mosaici ravennati. Questi mosaici ravennati, io mi auguro che, essendo fisso l'attrezzo che filma queste cose, si possa vedere quello che io intendo far vedere. In ogni caso, se non si vede, lo faremo vedere un'altra volta. Queste meravigliose opere d'arte espongono un'immagine del Cristo che non è esattamente quello che i nostri amici dicono essere, perché i nostri amici di oggi, perché qui voi potete vedere questa che è innegabilmente l'immagine di Cristo, perché dietro al simbolismo della divinità, cioè il sole, perché è il sole la divinità e quindi lui ce l'ha dietro. Sotto c'è una frase fondamentale dell'io sono, io sono la via, la vita e la verità, perché questa è la terna vera della cultura dell'io sono, dell'essere, della fondamentalità platonica dell'essere. Ora, questo personaggio non ha la barba. Allora, continuano a volerci far credere, però lo dicono con un sistema di lavaggio del cervello e di è veramente tipico del truffatore, di quello che ti legge la mano, anzi quelli che leggono la mano, oppure quello che leggono i tarocchi sono più seri, che cercano di far credere perché devono sollecitare la credulità popolare. Allora devono far credere che la sindone sia l'immagine di Gesù, che Gesù ha impresso su un telo, no? Che invece di soffiarci il naso ci ha lasciato il segno quando è risorto, capito? Allora, questo Gesù, no? C'ha la barba, tant'è vero che per secoli e secoli i pittori, gli scultori e quant'altro continuano anche sulla sindone, sì, c'è la barba. Ma sto parlando di sindone. Allora, stanno disegnando una figura di Gesù Cristo con la barba. Allora, siccome voi, cari signori, avete sempre detto che siete in possesso della verità, vi dovete dire qual è la verità. È vero, si parla tanto di montaggi fotografici, che sono tutti montaggi fotografici ormai, quelli che si vedono in televisione, nelle televisioni ufficiali, è tutto un montaggio che non si sa più esattamente che cosa vedere, che cos'è, che cosa non è. Allora voi vi dovete dire chi era Gesù, quello con la barba o quello senza barba. È tutto lì la questione, è chiaro? Se allora, quando Gesù, voi mi direte che
Gesù è uno e l'altro, perché sennò io dico che sono due Gesù. Uno dei due è sicuramente un falsario. Certo, ma come i papi che ce ne sono stati due, tre, appunto. Come adesso due. Appunto. Qual è il falso? Qual è il vero? Quello, esiste secondo te la possibilità di un papa pensionato? Allora, il papa vero è quello che l'hanno nascosto, se no lo carceravano. Questa è la faccenda. Tant'è vero che anche su questo luogo, no, su questa caratteristica, il papa attuale dice non dice. Allora, sì, ma io voglio seguitare, andiamo sul tema principale, che era tutto un discorso finalizzato ad arrivare a questo. Allora, qui dicevamo il Sole 24 Ore del 15 febbraio 2013 dice questo. Un patrimonio immenso che però non si ferma appunto alla sola capitale, dove ci sono circa 10.000 testamenti l'anno a favore del clero. Quindi immaginiamo solo a Roma 10.000 testamenti l'anno. Quanti ce ne può? Siccome Roma vale il 10% del fatturato nazionale in qualunque campo, in qualsiasi vuol dire settore. Che in Italia ci sono 100.000 donazioni ereditarie l'anno. Esattamente. Allora, che non si sa dove vanno a finire oltretutto. È molosa, molto lo dico io. Allora, pochi sanno che nel momento del trapasso dall'impero alla trasmigrazione e crescita evanescente di quello che era l'impero nel costituendo papato, nella chiesa ufficiale in quanto Stato oltre che religione, una delle istituzioni che fu rilevata dagli invasori barbari, che evidentemente qualche cosa buona ce l'avevano. La Madonna, sapevano con chi avevano a che fare. Avevano una istituzione che si chiamava fidecommesso o anche maggiorasco. Erano due cose un po' diverse, che facevano parte delle istituzioni feudali. Erano una parte importante del sistema regolamentario ereditario medievale. Insomma, regime di gestione, che poi vediamo qual è, dell'eredità da parte di questi organi, che poi vediamo quali sono, siccome era un'istituzione che aveva una funzione salvifica nel confronto del sistema, il sistema tende sempre a mantenersi, a sostentarsi, a ricostituirsi. E allora noi abbiamo visto che nelle apparenze, nelle mutazioni esterne, il sistema dell'impero non esiste più, ma nell'essenza l'impero esiste come? E una delle manifestazioni che l'impero esiste come è questa. Questa istituzione si chiama mano morta, l'avete mai sentita nominare? Beh sì, in relazione a quelli che aggiungono la mano, cercano di tassare il culo alle signore sugli autobus. È reato penale oramai, l'hanno fatto diventare reato penale. Ma sarebbe stato meglio che dichiarassero reato penale questa cosa qui. Allora, mano morta, io l'ho accennato tempo fa, così molto larvatamente. Allora, che cos'è questa mano morta? È un termine che deriva nel periodo successivo alle invasioni longobarde, perché il maggiorasco e la fideicommesso erano istituzioni longobarde, che tanto barbari quindi non erano. Ma almeno hanno salvaguardato qualcosa, il maggiorasco era importante. C'avevano il diritto, si appropriava tutta la chiesa. Il diritto quello longobardo, che è stato un diritto che poi è stato anche migrato nel periodo feudale, fino all'inizio del secolo dei lunghi. Quindi insomma non è grazie ai longobardi che esiste ancora un potere temporale, un potere statale. Se no si pigliava tutto la chiesa. Certamente. E allora eccolo qua, il termine mano morta, lo leggo, indica il patrimonio immobiliare attualmente, ma anche 1500 anni fa. Esattamente. No? Quindi il termine mano morta indica il patrimonio immobiliare degli enti civili o ecclesiastici la cui esistenza è perpetua. Quali ente conoscete voi che sia perpetuo? Quanti divinità, ne conoscete? La divinità, il cielo, in terra, in ogni luogo. Tali beni, solitamente fondiari, erano inalienabili, cioè quello che è per lo Stato il demanio, cioè non trasmissibili ad altri, secondo un istituto giuridico di origine longobarda, comunque, come dicevo prima.
Essi perciò riducevano la capacità impositiva dello Stato perché non davano luogo né al pagamento di imposta sulla vendita né a imposte di successione. Il termine giuridico trae origine francese antico men mort, per indicare una forma di possesso rigida come quella di una mano di un morto che non lascia più la presa perché è contratta dalla rigidità cadaverica. È proprio di una figurazione emblematica questa scenetta, è proprio identificativo nel caso della Chiesa. Questa mano è proprio inossidabile, sì, ma stretta attorno ai coglioni. Non tra i Longobardi l'istituto prevedeva il divieto per i vassalli e i servi della gleba presente all'interno di feudo di disporre liberamente dei propri beni a mezzo di testamento, e questo aveva un senso in una struttura piramidale come quella. Hanno salvato la territorialità, se no andava tutto in fumo. Da tale divieto si poteva essere esentati dietro pagamento di una tassa proporzionale al valore dei beni interessati da parte di chi si trovasse nel possesso dei beni stessi e fosse intenzionato ad alienarli a terzi. La tassa doveva essere pagata al dominus, da cui il vassallo o contadino dipendeva. Nell'ambito della mano morta erano comunque previste vaste sacche di esenzione per masse fondiarie non assoggettate alle tasse di successione. Si ricomprendevano nella intrasmissibilità a terzi anche i servi della gleba, come sappiamo, certo, che seguivano le sorti del territorio dove loro erano nati, i quali erano considerati erano considerati oggetto di un vero e proprio diritto dominicale di proprietà da parte del feudatario. Esattamente. L'istituto giuridico in questione prevedeva inoltre il diritto del feudatario a succedere nell'eredità del vassallo morto senza eredi maschi per due motivi. Quindi era il feudatario a guardare il territorio. No, esatto, era il feudatario che non la proprietà, attenzione. Bravissimo, il controllo del territorio, esattamente. Era veramente uno stato centralista al massimo grado. In primo luogo, per evitare che si potessero avere dei beni derelitti, ovvero privi di proprietario, abbandonati, come invece ce ne sono molti oggi in Italia. In modo tale che gli stessi, una volta rientrati nel possesso feudatario, potessero essere nuovamente da lui concessi. Cioè, frutto della parcellizzazione delle proprietà, certo, dovute a leggi ereditarie che del poi cazzo si sono dimostrate fasulle. Esatto, del cazzo. Ma guarda, io ho vissuto personalmente cose del genere. Mia suocera in montagna, questo avviene soprattutto in zone di montagna, lei aveva ereditato non so quanti ettari da varie eredità, va in giro per il parentato, con fazzoletti di terra di 20 metri quadri, esattamente, cioè inutilizzabili, perché c'era uno qui, un altro a 5 chilometri, cioè volendo farci qualche cosa era impossibile. Non si poteva fare. Insomma, noi alla fine l'abbiamo regalato al comune. È naturale. Erano 4 o 5 ettari di terreno sparsi qua e là, abbiamo detto vabbè, prendetevi voi, qualcosa ci farete. No? Fra l'altro penso che abbiamo dato un esempio, per cui probabilmente qualcun altro, visto che non ci abita più quasi nessuno, avrà fatto la stessa cosa, il comune avrà accorpato di nuovo finalmente questi terreni, per cui saranno superfici, che ne so, di mezzo ettaro o un ettaro, che qualcuno che ha buone intenzioni magari qualcosa si può fare. Esattamente. Comunque, e quindi potessero essere nuovamente da lui concessi in godimento un altro vassallo per lo sfruttamento, cioè rientravano in possesso del feudatario principale, che fosse il principe, il duca, chi era, il quale poi lo cedeva di nuovo a qualcuno che lo gestiva. Certo. In secondo luogo, perché altrimenti i beni in questione potevano diventare di proprietà di soggetti estranei, persone o enti estranei al feudatario, mettendo in serio rischio la sopravvivenza dello stesso feudo a causa del depauperamento del relativo patrimonio fondiario. Allora, vediamo invece cos'è la mano morta ecclesiastica, perché poi di questo si parla, perché il feudalismo non esiste più dalla rivoluzione francese praticamente, no? Per cui quello formalistico, quello civile, no? Quello formalistico, certo. Invece la mano morta ecclesiastica è come se esiste, l'abbiamo visto qui, esattamente. Perché, allora, ma anche dopo la rivoluzione francese sono rimasti i vescovi. Ma c'è stata la restaurazione. In Germania i vescovi, i principi sono rimasti fino al Novecento. Lo so. Sappiamo. Allora, qui abbiamo detto zone extraterritoriali della Santa Sede. Allora, queste zone sono. Parliamo dei concetti come entità filosofica, non come parole o definizioni. Qui c'è un fatto, che c'è uno Stato che in realtà non paga le tasse. Perché non paga le tasse? Eccolo perché. Perché in base ai trattati lateranensi, sulla base di questi diritti che la Chiesa, diciamo, vantava da secoli su questi territori, ha continuato a farle, a mantenerle esattamente. Ecco perché sono messi d'accordo, perché sennò la Chiesa faceva ancora la battaglia contro il laicismo dello Stato, naturale, rompeva il cazzo con Umberto I e compagnia bella, no? È naturale.
Oh, tenete presente anche quest'altro fatto molto importante, che cioè il fatto che la Chiesa non paghi le tasse in se stesso non significa nulla, perché la Chiesa va per se stessa e rappresenta uno Stato nello Stato e finisce magari fosse così. Però la Chiesa pretende che lo Stato gli faccia tutti i servizi, e allora no, il allora comune, non ci sto. Il Comune di Roma deve avere 40 miliardi di euro di depuramento dei guami. Esatto, e allora questo è un altro discorso però. Allora, tu non mi paghi le tasse, io ti lascio nella merda più dove totale. Tu devi stare, perché tu devi stare nella merda, hai capito? Hai capito? Capito? Ecco. Allora, nel basso medioevo, appunto, così comincia a venderti un po' dei tesori di San Gennaro. Nel basso medioevo, con il tramonto del sistema feudale e l'affrancamento dei servi della gleba, nasce la cosiddetta mano morta ecclesiastica. Allora, la mano morta attuale, però, va detta che sono quei lasciti lì, quei lasciti dati alla mano morta ecclesiastica si chiamano mano morta anche loro. Quindi mano morta ecclesiastica, il passaggio nell'ordinamento civile della figura istituzionale del feudo a quella del comune o della signoria in epoca rinascimentale, a seconda dei casi e delle diverse contingenze storico-politiche, lascia evidenti tracce normative anche nell'ordinamento ecclesiastico, tra le quali il diritto domenicale perpetuo al fine di evitare la dispersione del patrimonio originale della Chiesa, sempre. Essa consisteva in una condizione giuridica di privilegio concernente l'insieme dei beni, in genere immobili, appartenenti ad un ente ecclesiastico, per esempio le abbazie, no? Tanto per dirne. Questo c'è una bella e sostanziale differenza, ad esempio, in un'epoca in cui le abbazie obiettivamente svolgevano una funzione sociale notevole, una cosa di questo genere poteva andare bene. Era sostenibile. Oggi le abbazie sono oltretutto completamente disabitate, perché a farsi frati non gli va più a nessuno, meno a qualcuno che poi si ritira laicamente da qualche parte, no? Non c'è bisogno delle biblioteche delle abbazie, perché ci sono le biblioteche pubbliche online. Perché c'è oltretutto le biblioteche online, no? A questo punto che cazzo volete? Volete abitare quelle cose, volete usufruirne, pagate il pegno. Allora, quindi in genere immobili appartenenti ad un ente ecclesiastico, i quali, non potendo essere trasmessi per successione ereditaria mortis causa a terzi, stante la continuità temporale del soggetto giuridico ecclesiastico per secoli o addirittura per millenni, non potevano altresì essere assoggettati alle imposte di successione dello Stato in cui si trovavano, no? E qui sarebbe tutto da vedere, come ha detto giustamente Giorgio un attimo fa. La mano morta ecclesiastica fu favorita, e questo sarebbe per il pregresso, ma qui c'è un progresso che è veramente di una dimensione assoluta. Esattamente. Quindi la mano morta ecclesiastica fu favorita nella sua formazione dalle donazioni private e pubbliche accumulate per secoli a partire dal Medioevo, anche a mezzo di testamento, fino a formare i patrimoni talmente ingenti, e adesso pure nel punto ci arriviamo, che nel corso del secolo XVIII furono oggetto di contestazione da parte del potere politico per la loro non assoggettabilità ad imposizione fiscale. E fortunatamente che a quel punto governi con le coglioni. È tipo la rivoluzione francese, no? No, non parlo solo della rivoluzione francese, parlo anche del governo piemontese, certo, che nazionalizzò una marea e ci arriviamo. Trasformare in carceri e in scuole e istituti di studio. Per ovviare alle esigenze finanziarie dello Stato, data l'ampiezza dei patrimoni immobiliari ed immobiliari degli enti ecclesiastici che non producevano introiti fiscali, come esattamente sta succedendo adesso, in luogo dei proventi derivanti da tali imposte sulle alienazioni e sugli atti traslativi unilaterali, era istituita un'imposta di mano morta alla quale erano soggettati i beni fondiari degli enti ecclesiastici altrimenti esenti. Quindi qualcuno ci aveva pensato. Un problema fondamentale che aveva portato all'adozione di tale forma di imposizione fiscale derivata dall'assoluta improduttività di buona parte dei beni fondiari di proprietà degli enti ecclesiastici, beni che spesso sia per l'incapacità gestionale dei religiosi responsabili degli enti che per la vastità del patrimonio da gestire, restavano improduttivi anche per secoli, così provocando danni incalcolabili all'economia degli stati preunitari, stati italiani preunitari. Esattamente. Il primo tipo di intervento normativo in materia si ebbe nel Regno delle Due Sicilie, la tanto vituperata Regno delle Due Sicilie, no? Dove il primo ministro vituperato perché si faceva valere. Perché perdente. Capito. Dove il primo ministro Bernardo Tanucci fece introdurre nel 1767,
è del 1776, nell'ambito di una più ampia riforma dei rapporti tra Stato ed enti ecclesiastici. Infatti non a caso è stato fatto perdere, perché il papato tifava per i massoni, no? Giustamente. E lì bisogna riuscire a capire questi nostri amici che vedono le cose secondo schemi talmente precostituiti, no? Assolutamente, che ad esempio la storia si fa anno dopo anno. In Italia la storia è stata fatta anno, mese dopo mese. O sai queste cose, certo, o non raccontare cazzate. E quindi, nell'ambito di una riforma dei rapporti da Stato ed enti ecclesiastici, diverse norme giuridiche per ridurre o eliminare tali privilegi feudali. In particolare furono introdotte tassazioni specifiche per colpire le donazioni e le successioni testamentarie, cosa che lo Stato italiano non persegue più a seguito dell'atto dei patti di Lateranensi e dell'ultimo, quello lì di Bettino Craxi. E quindi disponevano a favore i privati, i cittadini disponevano a favore degli enti ecclesiastici. Tuttavia, stando alla cronologia fiorentina della Museo Fiorentini.it, già nel 1751, l'11 marzo, il Granducato di Toscana, che era in mano alla massoneria, illuminato, non a caso, è stato il primo a eliminare la pena di morte, certo, di tutta la storia. Il Granducato di Toscana emetteva una legge sulla mano morta, con cui si vietava il trasferimento a enti ecclesiastici di beni mobili e immobili senza licenza granducale. Cioè, prima passi da me, passi sotto il cordone e vediamo che cazzo. Vediamo un po'. E vediamo se tu, che passi per, o non per passi. Secoli davi la licenza agli ebrei per fare l'usura, certo. Adesso prima me la chiedi a me la licenza. Questo è stato un atto veramente rivoluzionario. Alla fine del Settecento, con la Rivoluzione Francese e la Campagna d'Italia, con cui Napoleone prese possesso della totalità degli stati italiani preunitari, i governi liberali costituitisi disposero l'incamerazione dei beni degli enti ecclesiastici nel demanio pubblico. Ancora stanno a piangere. Il regno di parlare con questi preti. Napoleone ci ha portato via. Il regno di Sardegna introdusse l'imposta di mano morta pari allo 0,90% del valore del bene assoggettato durante il governo di Cavour. Tale istituto giuridico fu successivamente integrato nell'ordinamento del Regno d'Italia. E questo è un qualcosa che ci fa pensare, aspetta che ci arrivo, a una stranezza di una morte molto immatura del grande Cavour, certo, che nonostante quello che era, comunque era uno che le sapeva e le sapeva portare fino in fondo. Sia pure. Essendo figlio di un principe. Pure, fra l'altro. Sia pure con funzioni molto ridotte a causa delle successive leggi eversive che avvocarono a favore dello Stato italiano la maggior parte dei beni fondiari e immobiliari della Chiesa, l'imposta di mano morta rimase negli anni e fu soppressa solo con la legge 31 luglio 54 numero 608, che appunto ha abolito l'imposta sulle rendite degli enti di mano morta. Secondo te chi era nel 54? La democrazia cristiana, cioè i preti stessi, i quali, tanto per essere buoni, generosi e protesi per il bene del popolo. Allora, questi 100.000... Avendo in mano il sistema governativo in Italia, facciamo la prima cosa che hanno fatto è sono tolti le tasse. Un tentativo di capire quanto volume di valore c'è in queste 100.000 donazioni. Vogliamo fare un'ipotesi di 100.000 euro a donazione? No. Poco? 100.000 euro a donazione, ma che scherzi? Sono appartamenti, immobili. 100.000 euro, ma chi ha detto che sono appartamenti? C'è sì. Un sacco di gente no. Che muore. No, 100.000, sono 10.000 appartamenti a Roma. 10.000 appartamenti immobili, con una appartamenti, media. Terreni, appartamentini, calcola 50.000 euro. 100.000, perché c'erano calcola anche quelli 100. Da 2 milioni, no? Vabbè. 100.000 pari a 200 milioni. Che ci compri? Di vecchie lire, 200 milioni di vecchie lire, dai. 100.000. Per 10.000 quanto? 100.000 per 100.000 quanto fa? 100.000, 10 di 100.000 per 100, se fosse 10 milione, milioni. Allora, se fosse 100% 10 milioni. Aspetta, Se 100% fosse... 10 milioni. No. È 100. No, 100.000. 100.000, 100 milioni 100 miliardi sono 10 miliardi l'anno, 10 miliardi l'anno. In aggiunta 10 miliardi l'anno che si aggiungono l'un l'altro sull'altro, sì. 10 miliardi l'anno che rimangono lì, non si svaluta mai. 10 miliardi l'anno, l'anno dopo valgono 12-14, certo. Per cui, cari amici, ricordatevi che se esistono delle crisi diciamo così di carattere abitativo, non hanno niente a che vedere con la Chiesa, perché la Chiesa è interessata solo a far rialzare i prezzi, certo.
Allora, la cosa che volevo, no, aspetta, no, volevo dire una cosa in conclusione, e così sì, che finisco il discorso. Allora, tutto questo racconto che è stato fatto per arrivare alla mano morta è per dire che se noi oggi paghiamo un fracco di tasse, pagano perché noi abbiamo deciso di non pagarle da un bel pezzo. Io sono costretto a pagare. Comunque, se lo Stato incamerasse i 10.000 miliardi di valore, certo, i 10 miliardi di valore per esempio della mano morta, e i 2 miliardi di valore, 2 miliardi di euro di valore della, degli affitti, delle tasse, i 2 miliardi di valore degli immobili di proprietà del Vaticano, i 2.000 miliardi, non mi veniva, appunto, i 2.000 miliardi di valore degli immobili del Vaticano pagassero le tasse, perché sono circa un quarto, un quinto di tutti gli immobili italiani, le tasse sugli immobili si potrebbero tranquillamente ridurre di un quarto o di un quinto, no? Esattamente. Certo, quindi, con un rilancio eccezionale dell'edilizia e delle, certo, delle economie fondamentali. Questo tanto per dire, no, che se noi oggi ci troviamo nella merda attuale e non sappiamo come uscirne, c'è un responsabile ben chiaro, ben identificato fra gli altri, il più chiaro, ed è questo che abbiamo detto fino adesso, cioè lo Stato della Chiesa, che è il più grosso evasore fiscale al mondo, è truffatore, al mondo, truffatore, ed è il più ricco al mondo. Quello che volevo dire è questo: lo Stato della Città del Vaticano, i preti in generale, perché poi ci sono degli interessi personali, individuali, principeschi di questi satrapi, capito, che sono i cardinali, i vescovi, gli arcivescovi e tutta sta gente qua. Bene, il rito bizantino li ha infarciti bene di cognizione. Ecco, loro, praticamente, attenzione, volevo dire questa cosa, non hanno interesse al crollo del valore delle abitazioni, perché non li devono comprare, loro hanno interesse solo a tenere alto il valore delle abitazioni. Hai capito? È importante, per cui quelli che sono interessati al crollo del valore delle abitazioni, perché vogliono comprare, ma ricordiamo a poco che la maggior parte delle grandi imprese internazionali con sede a Roma di edilizia privata o pubblica, non facciamo i nomi perché sono quelli noti, no? Sì, notissimi. Anche per esempio la Caltagirone, esattamente, è di proprietà della Chiesa. Esattamente. Cioè, tutti i grandi, la certo, Condotte, eccetera, certo, sono tutti... Vai dietro, e c'è la Chiesa. La Chiesa, d'accordo. O il Banco di Santo Spirito. La Chiesa, con queste sue formulazioni strettamente religiose, ben inteso, sempre la in nome Paolo, del buon Gesù, sempre del buonissimo Gesù, che era povero, Gesù era povero, quindi lui dovete essere poveri. Lui era povero. Date alla Chiesa, dovete essere poveri, voi dovete essere poveri. Volete fare l'imitazione di Cristo? Regalateci tutto a noi, poi faremo andare in paradiso. Poi d'accordo con Rockefeller, li faccio Ottavio, Ottavo ha insegnato, insomma, da lì è partita tutta una discendenza. Il grande Bonifacio Ottavo, grandissimo, era una bella mente, sicuramente, e soprattutto autentico cattolico, cioè vero, intendendo per nelle cattolico, sua più perfetta accezione, esattamente, dimensione, uno spietato il seguitore del potere. Allora, io vorrei non a caso era un Caetani. Allora io vorrei chiudere, ma guarda un po' che stranezza, con questo testo che avevo presentato anche prima, perché voglio far vedere una cosa su come le cose vanno. L'origine dei Caetani. I Caetani prendono nome da un toponimo, cioè Gaeta. Vai, prosegui. Che fra l'altro è un posto bellissimo, vale la pena di farci una fine settimana, perché è veramente c'è la montagna spaccata, l'eremo, il mausoleo a Giove Ultore, sì, ma no, c'è anche all'imperatore, oddio non mi ricordo, Tiberio forse, non mi ricordo più, che era di lì, era nato lì, adesso uno tipo Tiberio, lì vicino a Gaeta c'è comunque in cima al monte una grotta
nella quale hanno trovato poco tempo fa, 20-30 anni fa, una delle più belle sculture. Certo, Laoconte. Vale la pena di andarci, perché quello, poi c'è anche il ritrovamento dell'uomo di Neanderthal. La grotta di Neanderthal. Oddio, ho perso il filo. Quindi a Gaeta perché era importante? Perché nel periodo del crollo dell'impero, quando arrivarono le invasioni saracene attorno al 600 d.C., si crearono questi luoghi di raccolta di questi pirati più o meno saraceni, ma con più tanti o meno civilizzati. No, ma più o meno saraceni, ma miscugliata. Ma come? No? Gente che I grandi capitani della pirateria saracena erano tutti italiani ed erano tutti cristiani. Maramaldi. Esattamente. Se li beccavano erano cazzi acidi. Infatti erano. E lì questi gaetani diventarono la signoria dominante del luogo. Esattamente. Da lì poi si sono espansi anche all'interno, andando a conquistare fino anche a Fiuggi, a Nagni, esatto, che era sotto il loro dominio, no? Itri, esatto. E quindi erano una famiglia potentissima che nasceva da conquistatori che conquistavano con le armi. Quindi quel Bonifacio VIII era un delinquente, esattamente come i parenti. Esattamente, autentico cattolico. Allora, voglio leggere questa frasetta perché è importante far capire come in realtà la falsificazione, in questo caso si tratta praticamente di credenze, perché qui c'era della gente che poi nei fatti è stata smentita, ma loro avevano l'onestà di credere. Di tutto questo discorso qui, ricollego un attimo al discorso di la rivoluzione francese nell'anno terzo gli ha fatto il culo alla Chiesa Cattolica, certo, gli ha sequestrato quasi tutti i beni. Certamente. O sei presi giuramento e fai vieni nominato dallo Stato, dall'Assemblea Nazionale, e presti giuramento all'Assemblea Nazionale, e allora continui nel tuo commercio delle anime, tutti i cazzi. Se no, tant'è vero che i preti refrattari, i quali se volevano tenere il loro uticello, chiaro, no? A un certo punto li mandavano alla Cayenna, dove lì potevano tranquillamente le loro preghiere, stavano benissimo. Allora, e poiché la rivoluzione francese era stata opera della borghesia educata dai filosofi, si pensava che la rivoluzione europea avrebbe avuto per principali agenti gli scrittori e i pensatori. Il 24 agosto Marie-Joseph Chénier, ecco, abbiamo ad esempio qui un utopista che, come tutti gli utopisti, alla fine finiscono la loro vita giovanissimo e sotto la ghigliottina. Chénier è stato uno degli ultimi a morire del gruppo di Mourier, poco prima di Termidoro. È morto nel 1793. Accompagnato da parecchi uomini di lettere, venne a domandare alla legislativa di considerare come alleati del popolo francese i pubblicisti stranieri, i quali avessero già intaccato coi loro scritti le fondamenta della tirannia e aperta la via alla libertà. Molto era una bella idea. Molto interessante questo concetto. Egli propose di dichiararli cittadini francesi affinché questi benefattori dell'umanità potessero essere eletti deputati. Qui come Garibaldi, come poi è successo con Garibaldi con la Comune. Ma dopo, con la Comune nel 1871. Certo. Qui ne ebbe vantaggio il famoso repubblicano americano, che fece parte appunto del governo francese durante la rivoluzione. Il nome non mi viene. Vabbè, comunque. Se la scelta del popolo portasse questi uomini illustri alla convenzione nazionale, quale spettacolo imponente e solenne non offrirebbe questa assemblea destinata a compiere così grandi decreti del destino? Questa elite di uomini riunita da tutti i punti della terra non sembrerebbe forse il Parlamento del mondo intero, più o meno la stessa illusione dell'ONU o dell'UNESCO, di altre cose di questo genere. E ove all'ONU è vero che c'è un consesso
dove sono rappresentati tutti i popoli, ma comandano sempre i loro. Con una piccola accennavo un esempio del genere, un amico che mi ha telefonato ieri sera, sì, mi diceva: con tutti questi partiti tu che devi a nessuno, sono tutti cavalli da battaglia, tutti controllati dallo stesso straniero. Esattamente. Questa elite di uomini riunita a tutti i punti della terra non sembrerebbe forse il Parlamento del mondo intero? Due giorni dopo la proposta di Chenier, malgrado una timida opposizione di Lassource, di Thuriot e di Bazir, era convertita in decreto sul rapporto di Godet. Il diritto di cittadinanza veniva accordato agli inglesi Priestley, l'illustre chimico, Geremia Bentham, il famoso filosofo dell'utilitarismo, Clarkson, Wilberforce, gli eloquenti difensori dei negri, James McIntosh e David Williams, che avevano confutato i pamphlet di Burke contro la rivoluzione, gli americani Washington, Hamilton, Thomas Paine, quello che Paine. Era il grande Thomas Paine, che è stato veramente un grande pensatore, ai tedeschi Schiller, Klopstock, Campe Anacarsis, Klotz, allo svizzero Pestalozzi, all'italiano Gorani, che non si conosce, non sapevo nemmeno, mentre lo Pestalozzi lo conosciamo bene, il polacco Taddeo Kosciusko, il famoso Kosciusko, all'olandese Cornelius Po, che io non conosco, e si era augurato Marie-Joseph Chenier, Priestley, Klotz e Thomas Paine furono eletti alla convenzione. Ecco, dicevo che Thomas Paine fu eletto alla convenzione, il primo rifiutò la sua nomina, ma gli altri due sedettero nell'assemblea. Lo volevo dire anche perché, per due ragioni, che volendo si possono fare tante cose. Poi, che Chenier fosse un utopista, lo ha dimostrato quello che è successo tra il 93 e il 94 e quello che è successo dopo con Napoleone. Quindi la storia è fatta di queste cose. Quello volevo sottolineare sempre, fatti questo cosa, laddove il potere alla fine e la seta del potere domina su tutto il resto. Sì, io direi che potremmo anche concludere qua. Sì, però almeno questa intervista dobbiamo fare un'altra. Bravissimo, allora ricordiamoci sempre che nulla accade per caso, che sotto traccia c'è sempre un regista occulto o più registi occulti che interferiscono tra di loro. E quindi quello che avviene è solo l'apparenza di quello che realmente avviene nella realtà. Cioè quello che noi vediamo attraverso gli organi di informazione controllati dal regime e attraverso tutte le forme di informazione, di creazione del consenso o quant'altro, sono tutte formule, diciamo, inossidabili e al semplice cittadino inattaccabili, quindi è difficile poi dimostrare cose contrarie a quello che è la pubblica opinione, ma il cittadino dovrebbe manifestare e avere sempre presente dentro di sé quella capacità di crearsi una formula di analisi valida sempre. Dovrebbe, ma non lo farà mai, perché la caratteristica del cittadino è quella di credere alle più grandi baccianate che ti raccontano tutti. Sì, perché tutti il cervello l'esempio non è Matteo abituato. Renzi. L'esempio è Matteo Renzi, è un personaggio incredibile, inventato, che sta lì e dice cazzate tutti i giorni e tutti a bocca aperta e senti quello che dice. No, ma è bello che l'altro ieri mi è arrivata una tizia che mi diceva: ah, ma tu che ne pensi di questo governo, sta facendo grandi cose. Ho detto: senti, sparisci prima che ti dirò qualcosa appresso. Va bene, ho finito. Ciao, okay, a tutti. Statemi bene.